Nel nome del Padre e del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. Ecco, fratelli e sorelle, celebriamo oggi la Santa Messa in onore del cuore immacolato di Maria. Vogliamo guardare al cuore di Dio, al cuore di Cristo, al cuore di Maria e al cuore dell'uomo puro. Beati i puri di cuore, perché vedranno Dio. Ci introduciamo così nel tema che affronteremo oggi in questo seminario di consolazione. Per quelli che frequentano questo seminario e che usufruiscono di questo momento per l'insegnamento che entra nel programma, beati puri di cuore. Parleremo oggi delle beatitudini. Ma in questo momento di purificazione vogliamo riflettere sulla purezza del cuore. Cuore e occhi vanno insieme. Beati puri di cuore, perché vedranno Dio. Perché non vediamo Dio? Perché non siamo puri di cuore. Però se noi siamo puri di cuore, arriviamo a vedere Dio, che è in ogni cosa. Lo vedremo in trasparenza. Chi non ha il cuore puro non vede Dio, non lo vedrà mai. Ma chi ha il cuore puro, in trasparenza vede Dio. Avere gli occhi di Dio, ecco il termine del nostro viaggio. Come Dio vede tutto nella purezza, anche noi dobbiamo abbracciare il mondo castamente, vedere tutto castamente, con gli occhi di Dio. Questo è il traguardo della purezza del cuore, della purezza del cristiano. Dio vide che tutto era bello, quello che aveva creato. Ciò che è creato da Dio è sempre bello, e in ogni cosa, dentro ogni cosa che è termine dell'azione divina, abita lo Spirito Santo, come dice la Scrittura, e tu in ogni cosa vedi Dio. Beato chi sa penetrare talmente le cose da vedere Dio in ogni cosa. Chiediamo al Signore in questo momento gli occhi suoi, perché noi possiamo vedere Lui in tutte le cose e rimanere stupiti dalla Sua bellezza, della Sua grandezza, della Sua magnificenza, riacquistare lo stupore dei bambini di fronte allo spettacolo bello che si para davanti ai loro occhi, abbracciare castamente tutte le cose, nulla è impuro. Siamo noi che inquiniamo le cose, ma tutto ciò che è uscito dalle mani di Dio è puro e bello. E c'è Dio in ogni cosa, cogliere Dio in ogni creatura, cogliere Dio in ogni creatura, e allora le cose non sono più opache e non ci fermano, non ci attraggono, non ci imprigionano, ma sono trasparenti, portano a Dio, ci fanno vedere Dio.
ma è il cuore che bisogna purificare, perché sono i puri di cuore che vedono. Chiediamo al Signore in questo momento la purezza del cuore. Signore, tu mi scruti e mi conosci, tu sai tutto, purificami il cuore, liberami il cuore da tutti quegli appannamenti che impediscono di vedere. Sono cieco, Signore, io non vedo te nelle cose, perché il mio cuore non è puro. Purifica il mio cuore, Signore, e liberami. Dammi il cuore nuovo, capace di vedere, capace di conoscere, capace di penetrare tutte le cose, capace di amare, vedere e amare. Dacci la libertà, o Signore, di amare ogni cosa, di posare lo sguardo su ogni cosa con amore e di trovare te, amore eterno. Allora è che noi siamo beati, siamo felici come te, o Dio. Ishan koti maroakani marakin tayotikia toshalahana shun. Beati puri di cuore, perché vedranno Dio ed esulteranno. Sì, o Signore, ti chiediamo questa purezza interiore. Faticosamente dobbiamo acquistare questa purezza, noi che siamo stati ingannati dalle cose, inquinati dalle cose, noi che quando guardiamo sporchiamo le cose, anche le cose belle, le sporchiamo guardando, perché imbrattiamo di quelle che dentro il nostro cuore, le cose belle che tu hai fatto, perché tutto è bello. Dio vide che tutto quello che aveva fatto era bello e disse: bello, bello. O Signore, ti chiediamo questa purezza interiore, vieni a liberarci, Signore, da tutto ciò che inquina il nostro sguardo e inquina il nostro cuore. Dammi un cuore puro, Signore, o Spirito di Dio, vieni, vieni dentro il mio cuore, versa l'acqua pura nel mio cuore, purifica il mio cuore, vieni, o Spirito Santo di Dio, metti il fuoco del fonditore perché tutte le impurità vengono consumate e resti la bellezza e lo splendore dell'oro. Vieni, o Spirito Santo di Dio, in questo momento, su questa assemblea, vieni pioggia divina, rugiada divina, e purifica. Purifica i cuori, purifica gli occhi, perché tutto sia bello a chi è puro. Gli occhi puri sono gli occhi di mia madre, il cuore puro è il cuore di mia madre. Guardate a mia madre e sarete puri di occhi e di cuore. E adesso, Signore, aspergici con acqua pura. La potenza del tuo Spirito purifichi il nostro cuore e rende trasparente il nostro sguardo. Aspergimi, oh Signore, con l'issopo e sarò purificato. Lavami e sarò più bianco dalla neve. Su di te ho versato l'acqua pura e siete mondi d'ogni vostra colpa. Ecco, io vi do un cuore nuovo, capace di intendere e di amare. O Padre, che all'agnello immolato sulla croce fai scaturire le sorgenti dell'acqua viva, purifica il tuo popolo, Signore. O Cristo, che rinnovi la giovinezza della Chiesa,
nel lavacro dell'acqua che porta sempre la vita. Purifica il tuo popolo, Signore. O Spirito che sulle acque del battesimo ci fai riemergere come primizie dell'umanità nuova. Purifica il tuo popolo, Signore. O Dio che raduni la tua Chiesa, sposa e corpo del Signore, in questo giorno a te consacrato. Benedici questo popolo sacerdotale, questo popolo regale, rinato nel battesimo, e ravviva in questo popolo la grazia battesimale perché ti possa riamare con cuore puro e vedere con occhi mondi, per Cristo nostro Signore. Amen. Alla tua destra è seduta la regina splendente di oro e di gemme. Preghiamo. O Padre che ci hai dato come nostra madre e regina la Vergine Maria, dalla quale nacque il Cristo tuo Figlio, per sua intercessione donaci la gloria promessa ai tuoi figli nel Regno dei Cieli. Per il nostro Signore Gesù Cristo tuo Figlio, che è Dio e vive e regna con te nell'unità dello Spirito Santo per tutti i secoli dei secoli. Beati, cioè fortunati, o meglio felici, Makarios, le beatitudini formano un tutt'uno del messaggio del Figlio di Dio agli uomini. È il messaggio di colui che ha realizzato il regno di Dio sulla terra. E in ogni beatitudine è il volto di Cristo. Per cui questo insegnamento porta il titolo Le beatitudini e il volto del Signore. Beati quelli che comprendono queste beatitudini, la luce del volto di Cristo si rifletterà su di loro e saranno beati. Beato colui che riflette la luce del volto di Cristo, sarà Makarios, beato. Le scritture spesso parlano di beati, un centinaio di volte nel Vecchio Testamento ricorre questa voce: beati, beati, beato chi teme Dio, beato chi osserva la sua legge. C'è anche una beatitudine in Siragide 31, beato il ricco che si conserva mondo da ogni macchia, perché la ricchezza inquina. Però tutte le beatitudini del Vecchio Testamento sono tante, belle, hanno una prospettiva circoscritta a una visione di questo mondo, anche quando hanno per oggetto Dio. Sono sul piano sapienziale, sul piano spirituale, sul piano morale, anche quando riflettono la luce di Dio. Però le beatitudini del Vangelo
Questi 8 beatitudini, a cui potremmo aggiungere le altre 4. Queste 8 beatitudini formano un tutt'uno ed hanno una valenza diversa dalle beatitudini che troviamo in tutti i termini del Vecchio Testamento. Hanno una valenza cristologica e una valenza escatologica. La valenza cristologica è questa, che è Cristo che ha realizzato il regno di Dio, perché sono le beatitudini del regno. È in Lui che si realizza il regno di Dio. Al centro delle beatitudini è Cristo, Signore, nella luce sfolgorante del suo volto. Coloro che circondano Cristo, Signore, realizzando il suo regno, si illuminano di Lui e sono beati della beatitudine di Cristo, Signore, realizzatore del regno. Ecco la dimensione cristologica e messianica delle beatitudini del Vangelo, che segnano per l'uomo l'ottuplice sentiero, una strada ad 8 corsie, che immettono nel regno dei cieli e si illuminano della luce del cielo. Ma anche hanno una valenza escatologica, il che significa che si proiettano al futuro. È l'escaton che traspare in queste beatitudini. Sono orientate verso l'escaton, verso il futuro. Però attenti, la felicità che viene promessa a coloro che si trovano in questo elenco è una felicità presente, non futura. Il bene futuro è in dimensione escatologica, ma la felicità è di oggi. Voglio dire che queste beatitudini non sono una promessa di Cristo come compensazione consolatoria delle sofferenze, degli stati di angoscia in cui l'uomo si trova. Non è una compensazione futura che il Signore promette, non è una felicità futura. Felici quelli che soffrono perché saranno consolati. La felicità non è futura, la felicità è presente, il bene è futuro, per cui è già felice, è già beato chi è povero, già è beato qui chi è afflitto, è già beato qui chi è puro, è già beato qui chi è misericordioso. Perché? Perché partecipa della beatitudine di Cristo, povero, afflitto, mite, misericordioso, perseguitato. La felicità è presente, non è futura, il bene è futuro. E in questa promessa, che già è radicata nel presente, che noi dobbiamo fissare lo sguardo, abbiamo la caparra del futuro. E questa caparra del futuro crea felicità all'uomo che è congiunto a Cristo, che già ha realizzato in Cristo il regno di Dio. Il regno di Dio è in mezzo a voi.
Noi siamo i cittadini del regno, il regno dei cieli, già presente, ma in marcia verso l'avvenire e composto di poveri, di afflitti, di miti, di puri, di misericordiosi. Questa è la popolazione, è il popolo del regno dei cieli. E se voi siete così, già siete il popolo eletto, il popolo nuovo, siete cittadini del regno. Per questo dovete essere felici, siete fortunati, siete beati, partecipate ormai del regno di Dio, siete cittadini del regno, e il regno è Cristo. La luce del volto di Cristo si riflette sul povero, sull'afflitto, sul mite, perché il Cristo si presenta, realizzatore del regno di Dio, povero, mite, misericordioso, pacifico, puro. E allora le beatitudini sono di oggi. Siamo beati, siamo felici. Il bene sarà futuro, ma la caparra già è presente, la radice è presente. Siamo un popolo in marcia verso il futuro. Cantando possiamo camminare verso il regno futuro che già è presente, perché abbiamo Cristo con noi, colui che cammina con noi verso l'eternità, colui che ha preso noi e con noi cammina verso l'Eden, cammina verso il cielo, che si apriranno davanti a Lui, e dove Lui entrerà, e con Lui entreremo anche noi, se lo abbiamo seguito. Questo è il regno dei beati. Felici, beati. Gli uomini hanno una diversa concezione della felicità. C'è un lungo elenco, guardando alla storia dei popoli, alle filosofie o ai grandi, i quali hanno parlato di felicità. C'è il mondo che dice la felicità è nell'avere, è nel godere, è nel possedere, ma è una felicità vuota. Se ne accorge l'uomo stesso, che praticando la via delle tre concupiscenze e saziandosi non trova la sua felicità, perché la felicità del cuore dell'uomo trasborda l'uomo. Il cuore dell'uomo è finito, ma ha una potenzialità infinita, e soltanto ciò che è infinito può colmarlo. C'è una felicità per l'Islam, c'è una felicità per il buddismo, c'è una felicità per l'induismo, sono felicità spirituali, ma sono felicità caduche. Ci sono pensatori che danno definizioni di felicità. La felicità è nella pienezza della vita, runner. La felicità, congar, è nell'avere tutto il proprio essere, possederlo, ma non viene centrata la felicità. La felicità è una per l'uomo,
La felicità è Cristo, dono del Padre. Soltanto chi ha Cristo è felice, perché l'uomo è fatto per Dio. Dio si rende presente in Cristo, chi ha Cristo è felice, il suo volto si illumina ed è beato. Ecco perché parliamo di una valenza cristologica ed escatologica. Cristologica perché il vero beato è Cristo, escatologica perché il Cristo si rivela a noi nella pienezza, nell'escaton, ossia al termine del nostro viaggio, ma è già con noi velato nel viaggio e non lo sappiamo, ed è per questo che siamo felici. Beati i poveri di spirito. Ecco la prima categoria. Abbiamo tre categorie e cinque atteggiamenti che rendono felici. Beati i poveri in spirito. Le prime tre categorie sono fondanti, sono i nepioi, tocoi, tapei noi, secondo il testo, cioè nepioi, i bambini, i piccoli, tocoi, i pitocchi, quelli che non contano. Tapei noi, i tapini, quelli che sono gli ultimi. Ecco, in queste tre parole del testo, nepioi, tokoi, tapei noi, sono le tre beatitudini che si amalgamano, ma dove emerge la povertà, nel senso di essere i piccoli del regno. E le rivelate ai piccoli, ecco i poveri, le rivelate ai piccoli. Nessuno conosce il Padre se non il Figlio, nessuno conosce il Figlio se non il Padre, ma conosco i piccoli. Non toccate questi piccoli, perché di essi è il regno dei cieli. Se non vi convertirete e non diventerete come bambini, piccoli, non entrerete mai, non comprenderete mai. Ecco la beatitudine fondamentale, la povertà di spirito, la mitezza, l'umiltà. Imparata da me che sono mite ed umile di cuore, diceva Gesù. E Gesù il povero, colui che si illumina unicamente di Dio. E Gesù il mite di cuore, che possiede la terra, ha il possesso del mondo. E Gesù, che è umiliato, ed è per questo che attraverso l'umiliazione è onorato e diventa grande ed ha un nome più grande di ogni altro nome e davanti a cui si piega ogni ginocchio. Anche noi siamo chiamati alla povertà di spirito, la povertà. Però una povertà non materiale è la povertà di spirito. Cioè chi non è attaccato alle cose della terra, chi ha superato tutte le attrattive del mondo
per chi ha trovato la felicità che è Cristo. Cristo è tutto. Beati i poveri, perché hanno tutto. Ecco, beato è Francesco, povero, che sposa Madonna povertà, e beato e felice canta, ha trovato Cristo povero, si è medesimato in Cristo povero e predica la povertà come la beatitudine del regno. Il suo volto è raggiante perché è povero, non dipende dalle cose, è libero, ha soltanto Dio, Dio e mi basta. Ecco il mio Dio e il mio tutto. E si identifica a Cristo, si trasforma in Cristo, ama Cristo talmente che diventa l'afflitto per Cristo. Beati gli afflitti, perché saranno consolati. Porta le piaghe di Cristo, perché si è assomigliato a Lui, si è trasformato in Lui, l'ho amato. È per questo che è beato. Beati puri di cuore, la purezza del cuore. Il cuore mondo, se il tuo occhio è puro, tutto è puro. Se il tuo occhio è inquinato, tutto è tenebra. Gli occhi di Dio. Avere gli occhi di Dio, ci pensate? Beato chi ha gli occhi di Dio. Dio vide che ogni cosa era buona, bella. Niente è impuro davanti a Dio, tutto è bello. Beato chi ha gli occhi di Dio, può abbracciare tutto e tutti, e può vedere oltre, può vedere sempre Dio. Guarda Dio, perché il suo cuore è puro, gli occhi di Dio, il cuore di Dio. Beato chi ha il cuore di Dio puro, avrà gli occhi di Dio, vedrà Dio. Già Dio è presente in questo mondo. Beati gli operatori di pace, perché Dio è pace, Cristo è pace. Beati coloro che vivono la pace, vivono Cristo. Il volto di Cristo è pace, pacifico. Beati coloro che operano la pace, vivono la pace, portano la pace, e la pace è Cristo. Hanno realizzato Cristo. Beati, beati sono costoro, sono i cittadini del regno. Beati quelli che hanno fame, che hanno fame di giustizia, della verità, della santità, che vivono per Dio, giusto e santo, che amano la giustizia di Dio, la verità di Dio, perché saranno saziati. Già c'è una sazietà iniziale, ma questa sazietà sarà completa, perché egli nutre gli affamati, dall'acqua gli assetati. Beati i perseguitati a causa di Cristo, il grande perseguitato dal mondo, dagli uomini, colui che è issato sulla croce come rifiuto della terra, ma che diventa il salvatore del mondo. Beati coloro che sono associati a Cristo Redentore, che danno il loro contributo perché il mondo si salvi, e sono Cristo che cammina in questo mondo. Beati i malati, perché portano Cristo. Beati i sofferenti, perché portano Cristo. Beati, beati coloro che hanno la misericordia, perché Dio è misericordioso, perché Cristo è misericordioso, ed essi condividono il cuore di Cristo, hanno il volto di Cristo, i sentimenti di Cristo, sono un tutt'uno con Cristo. Fratelli e sorelle, nelle beatitudini, per quella valenza cristologica, c'è Cristo,
e Cristo che ha realizzato le beatitudini. Egli è il beato, egli è il felice, beato colui che guarda a Cristo, si immedesima in Cristo, lo segue, si illumina nella sua vita, prende in sé la povertà di Cristo che ci distacca da ogni cosa, prende in sé la mitezza di Cristo, l'umiltà di Cristo, imparate da me che sono mite ed umile di cuore, beato colui che è puro come Cristo, nato dalla Vergine Maria, la pura e la santa. Beato chi è misericordioso, perché il misericordioso è Dio, e lui che ha il Chesed, lui è il Chasid, e tutti siamo i Chasidim, figli di Dio. Beati noi che viviamo il Cristo, perché Cristo è la felicità, Cristo è la beatitudine, è una beatitudine in cammino, è un fiume che cresce, dalla sorgente diventa grosso e cammin facendo si ingrossa ed entra nell'eternità e convoglia tutti quelli che vogliono essere in questo fiume, in questi 8 canali di un unico fiume che si ingrossa e penetra nell'eternità. Fratelli e sorelle, il tempo è breve, ma vi sia sufficiente quanto abbiamo detto sul senso delle beatitudini. Abbiamo parlato in questi giorni di consolazione. Qui c'è la consolazione promessa agli afflitti, ma la consolazione è in tutte le beatitudini, perché la consolazione dell'uomo è Cristo, il grande consolatore. Perché la consolazione dell'uomo è lo Spirito di Cristo, consolatore permanente, che è dentro di noi. Beato chi comprende queste cose. La tristezza non vederà più il suo cuore, perché la beatitudine è già iniziata in lui, la felicità è già entrata in lui, e più uno sarà povero, più afflitto, più mite, più affamato e assetato e perseguitato, più sarà felice, crescerà la sua felicità per questa conformità a Cristo, per questa somiglianza a Cristo, perché Cristo si realizza in lui, diventa Cristo, egli veramente realizza in te il regno di Dio. Beati voi, dice Gesù rivolgendosi agli apostoli. E quando Gesù termina il suo discorso sulla montagna, dopo aver pronunziato le 8 beatitudini, la folla che è distante acclama Gesù. Dice l'Evangelista che la folla applaudì Gesù. La folla non era presente, erano presenti i discepoli. Siamo qui a 2 livelli, Gesù sulla montagna, i discepoli attorno a lui, più sotto, a valle, tutto il popolo. Però il discorso rivolto ai discepoli è rivolto a tutta la folla, e la folla percepisce e applaude a Cristo Signore. Nessuno mai ha parlato come costui parla. Fratelli e sorelle, siate consolati questa mattina di quella consolazione che scende dall'alto, e camminate tutti, camminiamo tutti insieme verso il regno di Dio che è già in noi, ma che sarà pieno nell'ultimo giorno. Camminiamo con Maria, la vera beata, la beata sempre Vergine Maria, e lei che ha gli occhi di Dio, ha il cuore di Dio, e lei che è la povera, lei la mite, l'umile tra tutte le creature, e lei l'afflitta, e lei che
usa misericordia perché nel suo cuore ha la misericordia del figlio. È lei che ha fame e sete. Sete di santità, sete di verità, sete di Cristo. È lei che comunica Cristo, verità e giustizia e amore. È lei che la pace. È lei la pacificatrice. È lei che insieme con Cristo porta la pace nei cuori, la pace nel mondo. È lei la perseguitata dagli uomini, perseguitata dal maligno, che è costretta a fuggire, come dice il capitolo 12 dell'Apocalisse, costretta a fuggire perché è perseguitata dal dragone infernale. Ma lei è beata con il figlio che tiene in braccio, il figlio maschio. Beata lei, beati anche noi insieme con lei. E questo, il popolo nuovo, il popolo del regno, il popolo del regno di Dio, beati noi fratelli e sorelle. Questa è la grande consolazione che abbiamo già dentro di noi, ma che crescerà cammin facendo ed esploderà proprio quando entreremo nel regno dei cieli, nell'ultima fase, quando la sposa che siamo noi scenderà e la luce di Dio splenderà per sempre sul volto dei beati. Amen. Amen. Ecco, Giovanni domanda: chi sono questi? E l'angelo dice: essi sono coloro che sono passati attraverso la grande tribolazione e hanno lavato le loro vesti rendendole candide nel sangue dell'agnello. Per questo stanno davanti al trono di Dio e gli prestano servizio giorno e notte nel suo santuario. Colui che siede sul trono stenderà la sua tenda sopra di loro. Non avranno più fame, non avranno più sete, non li colpirà il sole né arsura di sorte, perché l'agnello che sta in mezzo a loro sarà il loro pastore e li guiderà le fonti delle acque della vita. Però già siamo beati fin da questo momento. Non dobbiamo più attendere. La beatitudine la portiamo dentro di noi se portiamo Cristo. Fratelli e sorelle, questo è il senso della beatitudine. Beati siamo ora, felici siamo ora, fortunati siamo ora. I beni che vengono promessi nella pienezza sono futuri, ma avendo la promessa che è garanzia, avendo la caparra, noi siamo beati perché già siamo in possesso per questa caparra e per la fedeltà di Dio di tutti quei beni celesti che un giorno avremo nell'eterna dimora. Amen.